arricchire l'offerta turistica, nonché incrementare il prodotto interno lordo, offrendo e garantendo una maggiore sicurezza, pulizia e servizi delle spiagge ai cittadini. È lo scopo dell'iniziativa del Comune di Bisceglie di affidare la gestione di 4 tratti di spiaggia, 3 a Ponente, 1 a Levante e 2 strutture a dei privati che parteciperanno a delle gare pubbliche. Questa mattina il sindaco Francesco Spina ha presentato i dettagli di questa iniziativa. L'atto di indirizzo per la concessione per un periodo di 6 anni dei tratti del litorale biscegliese è stato approvato nell'ultima seduta della giunta comunale. 4 spiagge più 2 strutture da anni abbandonate che vengono gestite attraverso una procedura concertata con Regione, quindi con il servizio del demanio regionale marittimo, sia con la capitaneria di porto, quindi attraverso una procedura ortodossa dal punto di vista giuridico e amministrativo, le affidiamo a dei privati attraverso delle gare pubbliche. Questo che significa? Garantire attraverso le evidenze, la comparazione anche di progetti e di offerte, il miglioramento della qualità delle nostre spiagge. In primo luogo più sicurezza, più presenza di presidi anche che tutelino la salute con defibrillatori, come abbiamo iniziato a fare l'anno scorso sulle spiagge libere della città. Significa portare occupazione, portare lavoro, portare sviluppo economico, incrementare quelle presenze turistiche che ci hanno fatto arrivare oramai al secondo posto nella BAT, un più 20.000 dal 2006 ad oggi di Bisceglie in termini di presenze turistiche, ci ha fatto fare una vera e propria scalata delle posizioni della BAT in termini turistici. Quindi quella progettualità culturale e turistica vista anche all'interno della progettualità di Vision 2020 sta premiando una programmazione fatta di concerto con i sindaci e con le amministrazioni di questo territorio. A questa iniziativa si aggiungeranno altri interventi che saranno possibili grazie al finanziamento di 15 milioni di euro disponibili a fine giugno e destinati alla riqualificazione costiera dei comuni di Bisceglie, Barletta, Trani e Margherita di Savoia. Noi come città di Bisceglie siamo pronti con progetti esecutivi che in funzione del consolidamento e quindi di lottare contro l'erosione delle nostre coste inseriremo, creeremo ancora una volta, come abbiamo fatto in altre parti delle nostre coste, dei ciottoli al posto dei lastroni.